Buon pomeriggio e benvenuti al nostro TG Giorno. Da stamani e fino a fine mese, come già annunciato, non si entra e non si esce dalla città su via Fiorentina per la conclusione dell'intervento sui sottoservizi. Nuovo step di lavori in via Fiorentina, il cantiere è già partito, è l'ultimo passaggio sui sottoservizi e poi si procede con l'intersezione e in questo caso è chiusa via Fiorentina fino alla fine di agosto, sia in entrata che in uscita dalla città. Lo sforzo è quello di cercare di ottemperare sia la necessità di fare lavori, ma anche nello stesso tempo di creare meno disagio e meno disturbo possibile ai residenti e all'attività economica. Questo non è che noi ce ne siamo ovviamente dimenticati, è chiaro che ci sono delle interferenze e quindi ci sono dei disagi. Per quanto riguarda questo lavoro, abbiamo iniziato proprio su Via Fiorentina, proprio nel periodo, diciamo, subito dopo Ferragosto, per cercare di limitare un po' l'impatto. Ecco, poi a settembre, quando i lavori saranno su via Pitagora, l'accesso invece su via Fiorentina, in ingresso e in uscita dalla città, sarà comunque garantito. E questo senza dubbio sarà garantito. Quando i lavori si sposteranno, procederanno su via Pitagora, c'è il problema della chiusura, diciamo, del non sbocco, diventerebbe una strada senza sfondo, sia di via Fermi che di via Forlanini. E questo chiaramente abbiamo già avuto delle segnalazioni, perché appunto crea dei disagi agli abitanti. Cercheremo ovviamente in modo tale di velocizzare i lavori e di procedere per step, e di riattivare un pezzetto di via Pitagora, compresa tra via Fermi e via Forlanini, in modo tale da creare una circuitazione. Terminato il lavoro sui sottoservizi, il cronoprogramma prevede lo scavo nell'area del campo scuola a metà ottobre. Spazio adesso al Saracino, ai nastri di partenza la cosiddetta settimana del quartierista, che con un ricco calendario di appuntamenti traghetta il popolo della giostra fino alla cena propiziatoria. Ovviamente ciascuno con i propri colori e serate cult. Nei rispettivi campi prova per giostratori e staff tecnico la concentrazione è massima e si lavora per limare gli ultimi dettagli. In attesa di tornare a correr giostra con Piazza Grande pronta ad accogliere lo spettacolo del Saracino, anche i quartieri aumentano i giri del motore. È infatti ai nastri di partenza la cosiddetta settimana del quartierista che con un ricco calendario di appuntamenti traghetta il popolo della giostra fino alla cena propiziatoria, ovviamente ciascuno con i propri colori e serate cult. Da mercoledì 21 agosto si riaprono le cucine con tantissimi volontari impegnati in prima linea tra organizzazione, servizio ai tavoli, fornelli e griglie. Tra gli appuntamenti immancabili la cena al contrario a Porta del Foro sabato 24 agosto con i sostenitori giallo-cremisi pronti anche per la noce bianca di mercoledì 28. Sempre mercoledì, ma sul fronte col citrone, la cena del maccherone taglia il traguardo delle 71 edizioni. Altro evento da segnare in rosso verde sul calendario, quella di venerdì 30 agosto. Dalle 23 torna il Leccio Party. La Colombina è pronta a scatenarsi in pista sabato 24 agosto con il Coachella, mentre pulsantiere in mano e dita veloci per il Dottor Y di mercoledì 28. A Porta Sant'Andrea la goliardia trova spazio con la giostra con i carrelli di lunedì 26 agosto, mentre giovedì 29 in Piazza San Giusto è di scena la musica con Le Rouge. Insomma, 10 giorni intensi da vivere nei quartieri della città aspettando la giostra. Scatta oggi il Click Day per la vendita dei biglietti per il Saracino. Sarà possibile prenotare online l'acquisto dei tagliandi e il ritiro degli stessi presso la biglietteria del percorso espositivo I colori della giostra in Piazza della Libertà nella giornata di venerdì 23 agosto. Da sabato 24 agosto invece partirà la vendita libera in biglietteria sia per la giostra del Saracino di domenica 1 settembre, sia per la prova generale di venerdì 30 agosto. Infine, da lunedì 26 agosto è aperta anche la vendita online per i soli posti in piedi per la giostra del Saracino e per tutti i settori per la prova generale. Torniamo sulla nuova linea dell'impianto di recupero di AISA, la L75, quella che ha diviso la politica locale. Oggi il presidente Cherici replica al gruppo consiliare comunale del PD.
Arezzo rischia di diventare la pattumiera della Toscana. Lo hanno affermato dal gruppo consigliare comunale del PD a seguito della richiesta di AISA di mantenere la L45 anche dopo l'attivazione della nuova L75. Ma il presidente Giacomo Cherici non ci sta e chiama in causa, ringraziandoli, i consiglieri aretini PD, questa volta regionali, De Robertis e Ceccarelli, che hanno spiegato come i procedimenti autorizzativi rispondano semplicemente alle leggi che li hanno istituiti. Quindi nessuno può in autonomia fare impianti di dimensioni a piacere o prendere iniziative di parte se non nell'alveo di quanto deciso e autorizzato da Stato, Regione, enti locali e autorità di regolazione e controllo. Ma Cherici va oltre e replica punto per punto. Sulla mancanza di ritorni economici per il territorio nega e ricorda l'indennità di disagio ambientale, 900.000 euro all'anno per ridurre la tari e svolgere servizi ambientali. Ribadisce poi che non si tratta di una linea di incenerimento, bensì di recupero energetico. Ancora, rimuoverla sarebbe antieconomico perché i cittadini dovrebbero sostenere attraverso la tari un costo di circa 2 milioni e mezzo di euro e farne a meno metterebbe a rischio la capacità di recupero durante il fermo impianto per manutenzione o guasto della linea parallela. Sulla raccolta differenziata, Cherici riferisce poi di aver investito 16 milioni di euro e 1 milione e mezzo in 18 mesi per il controllo emissivo e il miglioramento prestazionale dei biofiltri. Infine, come sempre, invita i consiglieri regionali e comunali a visitare la struttura di San Zeno. Lauree in professioni sanitarie presso l'Università di Siena. I responsabili dei corsi parlano delle opportunità professionali per chi consegue il titolo di studio. Sono aperte le iscrizioni alla prova di ammissione per i corsi di laurea magistrali delle professioni sanitarie dell'Università di Siena per il prossimo anno accademico. Al dottor Massimo Spighi domandiamo quali possono essere in fondo gli sbocchi professionali di infermieristica. Intanto la spendibilità della laurea e del titolo stesso, non a caso Alma Laurea 2023 ci dice che il 90% dei soggetti laureati trova occupazione nell'anno appunto successivo al conseguimento del titolo. Ci sono poi possibilità di carriera all'interno dei vari setting, dei vari servizi dove l'infermiere trova una giusta e importante collocazione. La procedura online da effettuarsi secondo le istruzioni indicate dal bando sarà aperta fino al 26 agosto alle 12 sulla segreteria online accessibile dal portale dell'Università di Siena. Il fisioterapista è un professionista sanitario che lavora negli ambiti di cura, prevenzione e riabilitazione. Una volta terminato appunto il percorso di studi si aprono le porte del mondo del lavoro e le possibilità sono moltissime, a partire dall'ambito ospedaliero, quindi il lavoro con i pazienti e il regime di ricovero, a quello territoriale. Il corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico offre concretamente degli sbocchi, delle opportunità? In tutti i laboratori sono presenti i tecnici di laboratorio biomedico. In ospedale pensiamo al laboratorio analisi, ma anche al centro trasfusionale, ma l'anatomia patologica e anche la preparazione dei farmaci antiblastici. Andiamo adesso in Val d'Arno. Sono in conclusione i lavori ai giardini Guinigi di Laterina per la messa in sicurezza dell'intera area. La nuova ringhiera sarà installata nel mese di settembre e andrà a risolvere un problema che aveva avuto come conseguenza un grave incidente capitato ad un ragazzo di 22 anni. Siamo ai giardini pubblici di Laterina, dove il 1 dicembre 2023 un 22enne del paese si appoggiò alla vecchia recinzione in legno che cedette, facendo precipitare il giovane con un volo di 6 metri. Il ragazzo non perse la vita, ma fu trasportato in codice rosso all'ospedale di Siena. Da quell'episodio il comune si mosse per mettere in sicurezza tutta l'area e sostituire una staccionata ormai ammalorata col tempo. I lavori ad oggi sono quasi conclusi. Gettato il cordolo in cemento armato, a breve sarà posizionata la ringhiera, che sarà di almeno un metro di altezza, come normativa impone. Al momento l'area è delimitata da altre transenne. Un'opera meno visibile rispetto ad altre, ma per questo non meno importante, vista la presenza di un parco pubblico dedicato ai bambini e dell'altezza che c'è fra il parco e il terreno sottostante. Ci spostiamo adesso a Capolona. Giampaolo Di Cembrini è stato un giovane sindaco di Capolona scomparso prematuramente, che ha lasciato un ricordo in tutta la comunità e l'amministrazione comunale in questa estate ha voluto ricordarlo con un concerto a Pieve Assietina, aprendo anche le porte dell'antica Pieve,
che per primo lui stesso aveva valorizzato. Nella notte di note del Festival Musicale Terre di Arezzo a Pieve Sietina di Capolona, il concerto pianistico di Francesco Attesti è stato dedicato alla memoria di Giampaolo Dicembrini, il sindaco di questo comune che ha lasciato un ricordo bellissimo in tutta la comunità, oltre ad essere stato anche un bravo musicista e aver creato nel paese la prima scuola di musica. Sì, è veramente una serata fortuna, bellissima è stata, gratificata da tantissimo pubblico. Con Giampaolo abbiamo trascorso l'infanzia e l'adolescenza. Per quanto riguarda la figura che ha ricoperto, l'ha ricoperta nella maniera come poi nella vita si è comportato, nella breve vita purtroppo che ha potuto vivere, da grande uomo di serietà, correttezza, disponibilità assolutamente nei confronti di tutti. Mi apprezziamo questa continuazione anche del lavoro che lui faceva anche in ambito musicale, nel cercare di promuovere, di raccogliere la comunità, anche se piccola, però di coinvolgerla anche in questi eventi, quindi siamo grati per tutto, insomma, quello che lui ci ha dato e per quello che si continua a fare. Siamo qui a Pieve Sietina anche proprio non per caso, e non per caso è stato scelto un concerto per ricordarlo, un concerto perché la musica era la sua passione principale, e Pieve Sietina perché lui ha voluto per primo investire su questa località. Parliamo adesso di sport. Pallacanestro, due giocatori per ogni ruolo e spazio ai giovani che dovranno insidiare i titolari per un posto in campo. È la strategia targata Scuola Basket Arezzo per la prima squadra che si appresta ad affrontare la stagione 2024-25. È un momento importante, siamo all'inizio con il raduno al via, intanto le sensazioni e soprattutto un giudizio su come ha operato la società per questa prima fase con il mercato. Quest'anno è un inizio anche un po' insolito perché c'è proprio da ricostruire una squadra intera, sono solo due di quelli un pochino più esperti che sono rimasti nella prima squadra, quindi troveremo anche un po' di difficoltà nell'amalgamare i nuovi giocatori. Devo dirti che però da un primo screening così visto in 10 minuti sono colpito anche dalle qualità tecniche che mi avevano ovviamente detto, e quindi sinceramente questa parte qua mi crea meno ansia. Ovviamente, come ho già detto in altre occasioni, La nostra non è una corsa alla vittoria per forza. Dobbiamo fare un buon campionato perché rappresentiamo nella pallacanestro la città di Arezzo. E a me non va di fare figuracce. Quindi sicuramente, avendo visto anche il roster degli altri, sinceramente sono abbastanza tranquillo, diciamo. Ovviamente presumo che verremo fuori nella seconda parte del campionato, anche se sarebbe meglio partire subito bene perché è corto il campionato. Il lavoro che abbiamo fatto è molto semplice, nel senso che abbiamo cercato insieme a Alessio Fioravanti di avere almeno due giocatori per ogni ruolo, pronti ad entrare in campo senza tante remore, e in più inserendo quelli che sono il meglio nel nostro settore giovanile, tranne quelli che abbiamo dovuto dare ad altre squadre. E anche loro devono essere pronti, questo è il loro anno, dobbiamo ricostruire un'ossatura retina per forza, quindi ho già detto a loro che devono dare il massimo. Queste le parole del presidente Castelli. Questa sera su Teletruria, subito dopo il TG delle 20:30, potrete assistere ad Arezzo e la giostra tra cronaca e storia, e quindi 9:10 informazione e attualità. La serata proseguirà poi con In Team, ospite del salotto di Paolo Pompei. Ci sarà un ospite, faranno seguito Generazione 3 Lifestyle, condotto da Riccardo Ciccarelli, e Chilometro Lanciato, il rotocalco dedicato al ciclismo di Teletruria, curato da Fabrizio e Massimo Biondi. Oggi in particolare fare i puntati sulla 107esima edizione del Giro Ciclistico del Casentino. Questi gli appuntamenti in programma questa sera su Teletruria. È tutto per questa edizione del nostro TG Giorno. Grazie quindi della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto con i nostri programmi.